Questo è un episodio di cui è stata protagonista una ragazza di nome Maria, aveva 15 anni negli anni 60 del secolo scorso. Ci troviamo sull'Appennino campano, in un piccolo paesino abitato prevalentemente da agricoltori, gente semplice, dignitosamente povera, abituata a lavorare duramente tutta la settimana e la domenica in chiesa per la Santa Messa. Il santo patrono, la festa annuale, qualche sagra locale, nascite, battesimi, matrimoni e funerali, un piccolo mondo antico calibrato e cadenzato su queste poche certezze, lavorare e sperare che qualcuno lassù abbia un occhio di riguardo per te e non ti faccia incontrare troppe difficoltà nella vita già di per sé molto grama. Maria era fisicamente debole per quanto riguardava i polmoni e un giorno, tra un colpo di tosse e una febbre un po' troppo strana, si accorse, dopo la diagnosi di un medico, di aver contratto la pleurite con conseguente produzione di liquido nei polmoni. La famiglia si allerta e preoccupa per questa situazione. La ragazza ha difficoltà a respirare e in paese non ci sono medici specialisti. Si recano nella città più vicina con i mezzi che possiedono. Tra un passaggio in carretto trainato da un somaro e qualcuno di, diciamo così per l'epoca e per il luogo, facoltoso che possedeva un'automobile. La situazione di salute non era rosea, bisognava affrontare delle spese per delle cure da farsi in ospedale. Ricordo a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale era ancora lontano dall'essere istituito, per cui se avevi dei soldi ti curavi, altrimenti potevi anche morire. Un po' come sta accadendo ai giorni nostri, del resto. La famiglia di Maria iniziò a tirare la cinghia per affrontare le spese di trasporto, i medicinali, le terapie. Era una famiglia numerosa con diversi fratelli e sorelle, come era normale all'epoca, e quella situazione iniziò a pesare, ma si fece di tutto per trovare i soldi per continuare a tentare di salvare questa figlia, che peggiorava nonostante tutto sempre di più. Un giorno avevano l'appuntamento per recarsi in ospedale a togliere l'acqua dai polmoni. Non sto qui a spiegare la procedura medica, ma vi assicuro che non è assolutamente una passeggiata. Soprattutto per una ragazza così giovane e per le tecniche mediche dell'epoca. Maria, durante il tragitto per raggiungere l'ospedale, che durava qualche ora con le strade di mezzi dell'epoca, oltre al dolore fisico, alla pressione sui polmoni, alla febbre che non la lasciava mai da settimane, alla tosse, alla debolezza generale, alla mancanza di aria nei polmoni che sentiva, aveva anche un dolore profondo nel cuore. Lei vedeva tutti i sacrifici che stava affrontando la sua famiglia e si rendeva conto di quanto fosse dispendioso tutto quell'andare e venire dal paese alla città. Si sentiva responsabile per i suoi genitori, per i suoi fratelli e per tutti coloro a cui, anche se involontariamente, stava arrecando un fastidio. Quando raggiunsero l'ospedale, uno di quei vecchi edifici dell'Ottocento, con grandi corridoi, enormi finestre e stanze con soffitti molto ampi, era in profonda depressione e tristezza per tutti questi motivi appena elencati.
mentre a fianco del papà si stava recando nella stanza dove avrebbe dovuto togliere un po' di questo versamento pleurico, passarono davanti ad una piccola immagine della Madonna appesa ad un muro, così come era normale, negli anni 60, trovare un po' dappertutto nei locali e negli uffici pubblici. In quel momento Maria vide l'immagine e pregò dentro di sé, mentre gli passava frettolosamente davanti, con queste parole: «Se non mi puoi guarire, allora portami con te, perché sono diventata un peso troppo grande per la mia famiglia». Dopodiché giunsero nella stanza dove il medico la stava aspettando insieme ad una infermiera. L'infermiera aveva l'ingrato compito di trattenere la ragazza abbracciandola letteralmente, con tutta la forza che aveva, in maniera tale che il medico potesse operare sulle spalle di Maria con una siringa per prelevare il liquido. L'infermiera era un donnone grande e grosso, molto ben piazzata, e serviva proprio per bloccare i movimenti involontari di Maria causati dal bruciore che quella pratica purtroppo comportava. Maria era quindi seduta sopra una sedia bloccata in un abbraccio, non proprio amorevole, dall'infermiera, ed aveva di fronte a lei la grande finestra della stanza da cui entrava molta luce. Dietro le sue spalle il medico si apprestava ad iniziare quella che possiamo definire una vera tortura, anche se a fin di bene. Ricordo solo che Maria stava rischiando la vita, perché oltre 60 anni fa anche avere accesso agli antibiotici non era proprio per tutti. Ad un certo punto, guardando la finestra, vide scendere dal cielo, all'esterno della finestra, fino sul davanzale di pietra, in una luce sfolgorante, proprio quella figura che aveva visto pochi minuti prima nel corridoio, la Madonna nelle sembianze della famosa medaglia miracolosa. Per chi non avesse dimestichezza con queste cose, la Madonna è raffigurata con veste azzurra, velo e abito bianco, e le mani verso il basso in segno di elargizione di doni o grazie. Maria raccontò di essere rimasta stupita di quell'apparizione e che non riusciva a proferire parola, talmente la cosa avvenne in maniera improvvisa e surreale. Poi, in un turbinio di luci e colori, dalle mani di questa figura scaturirono raggi luminosi che inondarono la stanza. A quel punto Maria ebbe un fremito ed iniziò ad urlare che là fuori c'era la Madonna e contemporaneamente diede uno strattone all'infermiera che venne sbalzata per terra e che la guardava, insieme al dottore e al papà che si era messo silenzioso in un angolo della stanza, come se fosse impazzita. Infatti, lì per lì credettero che un po' per la febbre, un po' per la paura dell'intervento che doveva subire e un po' per la tensione in generale, avesse avuto una specie di visione immaginaria provocata dal contesto in cui si trovava. Credevano tutti, in pratica, che delirasse, ma nulla. Maria continuava ad urlare che là fuori c'era la Madonna e non si capacitava del fatto che loro non l'avessero vista. Il papà cercò di calmarla e di riportarla a ragionare, anche perché il medico aveva anche altro da fare e l'infermiera era già stata fortunata che non avesse sbattuto la testa cadendo all'indietro dopo la spinta della ragazzina. Ragazzina che aveva usato una forza inaspettata e che aveva stupito tutti, visto e considerato che era febbricitante e da settimane non riusciva a mangiare e dormire bene. Fatto sta che né il papà e neanche il dottore riuscirono a calmarla. Non credendo ovviamente alle sue parole, Maria iniziò a dire che si sentiva bene, che aveva sentito una specie di scossa in tutto il corpo, che non voleva più restare in ospedale e che doveva tornare a casa per aiutare sua madre nelle faccende dei campi. Il medico e l'infermiera erano esterrefatti. Chiamarono altri colleghi per raccontare l'accaduto, a cui loro certamente non credevano, ma nonostante questo dovevano constatare che la febbre era cessata repentinamente alla ragazza e che anche la tosse non era più presente. A quel punto, non sapendo più che cosa fare, chiesero solo al papà di Maria di firmare un foglio per potersi liberare da ogni responsabilità in caso la figlia avesse avuto qualche problema di salute. Così fece dopo l'insistenza ostinata della figlia ed uscirono dall'ospedale per tornare a casa. Maria non ebbe più nessun problema.
In un istante scomparvero febbre, tosse, acqua nei polmoni, debolezza, dolori di petto, mancanza di aria, catarro, e questo per quasi tutta la sua vita. Conosco questa storia perché la ragazza che me lo raccontò divenne, molti anni dopo, mia madre, e non me lo raccontò quando ero piccolo, bensì quando ero già adulto, e lo fece un giorno inaspettatamente, senza motivo apparente, almeno per me. Mia madre non era solita parlare della sua vita da ragazza, era molto riservata, quasi avesse un certo pudore nel parlare di cose personali ed intime. Non gli piaceva aprire bocca giusto per farlo, e quando parlava aveva sempre un senso. Non era una bugiarda e non ne aveva assolutamente motivo, soprattutto con me. Era una persona molto semplice che rasentava l'ingenuità. Dico questo perché credo alla bontà di questo racconto per via della fonte da cui proviene, ma detto questo, dobbiamo fare insieme alcune doverose riflessioni. Esiste un fatto incontrovertibile: Maria è guarita in maniera improvvisa e senza apparente motivo logico. Come è potuto accadere? Proviamo a ragionare sulle varie possibilità. Prima possibilità: esiste Dio che, conoscendo tutte le cose nell'universo, ha visto il cuore di questa ragazzina, la preghiera, richiesta che aveva recitato nel suo cuore poco prima dell'intervento, ed ha quindi deciso di inviare la Madonna per compiere il miracolo. Personalmente non credo a questa ipotesi. Non voglio offendere i credenti, ma quando mi si parla di Dio e di miracoli, guardo l'universo e non vedo il paradiso, ma miliardi di galassie che contengono miliardi di stelle e miliardi di pianeti. E mi basta questo. Seconda possibilità. La mente umana è capace di miracoli simili. In casi eccezionali, il pensiero può provocare reazioni ignote nell'organismo, che la scienza moderna ignora, al punto tale da guarire istantaneamente il corpo stesso. Personalmente, non credo neanche a questa seconda ipotesi. La mente è sicuramente un mondo ancora sconosciuto, e lo sarà ancora per molto molto tempo, finché la scienza non inizierà ad avere un approccio più olistico alla materia in questione. Probabilmente nei prossimi decenni, con le nuove scoperte in campo quantistico, si comprenderanno meccanismi ignoti all'uomo moderno che interessano anche il corpo umano. Ma nonostante tutto, non credo che la semplice mente possa far evaporare in maniera istantanea del liquido purulento dai polmoni e sfebbrare una persona in tempo zero. Terza possibilità, una razza aliena che vive in mezzo a noi, detentrice di una tecnologia super evoluta per i nostri standard, se ne va in giro a compiere quelli che noi definiamo miracoli, in maniera random, mimetizzandosi dietro ologrammi ed effetti speciali di tipo religioso. Anche in questo caso, l'ipotesi non regge, almeno per me. Che gli alieni esistano e probabilmente sono sul nostro pianeta, già da tempo immemore è un ragionamento logico, collegandomi alla prima possibilità citata poco prima. Ma che vengano sulla Terra a giocare a salvarci dalle nostre malattie, non lo reputo plausibile, per cui mi resta una sola possibilità, che penso sia la più credibile. La quarta possibilità che contemplo e che reputo la più plausibile tra tutte è questa. Sulla Terra esistono persone assolutamente terrestri che possiedono una tecnologia molto superiore alla nostra attuale, tecnologia che hanno posseduto anche in tempi remoti. Chi, come e perché la possiedano non è qualcosa che posso sapere. Io ragiono sui fatti che conosco. Conosco mia madre, conosco la storia che ho raccontato e conosco il mondo in cui vivo. Conosco la mia società e conosco abbastanza bene la storia, quella con la S maiuscola. Dopodiché conosco anche abbastanza bene l'essere umano. Questa tecnologia viene usata da questi soggetti per portare avanti una certa narrativa finalizzata a mantenere nella popolazione, generazione dopo generazione, l'idea granitica che Dio esista e che ogni tanto compie anche dei miracoli,
apparentemente potrebbe sembrare che questi soggetti operino per il bene, perché in effetti guarendo le persone procurano del bene. Ma guardando alla storia con la S maiuscola, questi miracoli, certamente rari e certamente localizzati a casaccio tra le varie epoche e tra le varie generazioni, servono unicamente a mantenere il popolo dominato da una mentalità sottomessa alla fede e non alla ragione. Il fedele non si pone domande, mai, perché le risposte a tutte le sue domande sono tutte scritte in un libro, che sia la Bibbia o il Corano o qualche altro libro sacro, non importa. L'importante è che lo status quo mantenuto nei secoli dei secoli continui ad andare avanti sempre nella stessa direzione. Ieri si bruciavano sul rogo i dissidenti, oggi si bruciano sempre gli stessi dissidenti, in mille altri modi ancora più subdoli. Nulla è cambiato e nulla cambierà finché le persone non inizieranno a porsi domande e a fare di tutto per cercare delle risposte. Risposte che molti, purtroppo, ancora oggi non vogliono accettare,